non eravamo ancora andati, andiamo in Francia a parlare, beh, praticamente l'ultima intervista che ci ha rilasciato, purtroppo prima di lasciarci definitivamente perché è deceduta, poveretta. Stiamo parlando di Cristina Pianelli, l'intervista. Parliamo di papà, un grande personaggio, Mantovano Doc, è nato nella zona di Mantova, sì. Un paesello tra l'altro. Sì, proprio dire paese è esagerare, perché c'era un negozio di sua zia, due case intorno, e una volta a settimana arrivava il barbiere, una volta al mese il sarto, il paese era quello. Proprio una borgata, come si dice. Sì, lineare, sì. E poi beh, questo personaggio che ha, voglia, ha tanta voglia di fare, si trasferisce nella grande città e fa anche molti mestieri, addirittura si parla di elettricista. Insomma. Prima ha fatto il muratore. Il muratore addirittura. Sì. Poi andava a scuola, ha fatto la scuola radio elettra a Torino e è diventato elettricista. E di lì ha cominciato la sua carriera proprio. Una carriera che, insomma, basta il nome, si parla subito di una squadra in particolare, di una squadra soprattutto, soltanto di una squadra, il Torino. Che tra poco compie 100 anni. Innanzitutto volevo sapere, per lei, cos'è stato questo Torino, signora? È stata una parte della mia vita, perché per vedere mio papà dovevamo seguire il Torino, quindi dovevamo andare in sede, dovevamo andare in trasferta, però è stata una parte importante. Io sono proprio tifosa, ne ho fatte di tutti i colori. Le permetto, di tutti i colori significa? Sì, sì, che era una specie di ultras in tribuna. Ho capito. Eccoci, Armando. Parlavamo di Cristina. Io ho un ricordo molto bello di questa meravigliosa signora che la intervistai io per l'ultima volta quando fu consegnato e donato il famoso gessato dello scudetto del papadre al Museo del Grande Torino. Ed è stata comunque una grande emozione. La prima emozione è stata quella di vedere quel gessato con lo scudettone posticcio, sì. Che è con lui che, cioè, sono ritornato anch'io a vedere quel momento magico, il momento più bello penso della mia vita in Granata, quando festeggiai, entrare in classe, me lo ricordo ancora oggi, il giorno dopo, e sentirsi campione d'Italia. Cioè fu una sensazione impagabile, meravigliosa, fulgida, stupenda, bellissima. E questa donna che comunque testimoniava sia l'affetto e sia comunque la sofferenza che ha avuto il padre, non solo a livello Granata, ma anche a livello di vita privata, rapimenti, eccetera, eccetera. E poi quel giorno lì commentò anche questo evento la moglie di Ferrini. Quindi fu un momento veramente magico per me, vivere con queste due grandissime donne, di due grandissimi personaggi del Torino. Grazie, Armando. Certo. Ieri avrebbe fatto gli anni sì. Maria Cristina, quindi certo. È stato un bel modo quello di farle... di tutti noi, insomma, dai. Gli auguri. Tutti noi, ci mancherebbe. Abbiamo una telefonata, non ci credo neanche, incredibile.